torniamo qua con un po' spartito, ma ditemi che è vero, mancato. Sei mancato una cerpa di su. Vabbè. A parte questo 0-0 molto, 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 e ripeto, molto emozionante tra Sassuolo e Roma. Roma che quest'anno punterà al ritorno nella più grande competizione UEFA, la Champions League. Quest'anno, secondo me, questa Roma può regalarci veramente grandi sorprese con Mkhitaryan veramente incredibile. Poi il Sassuolo, che in questo momento sta puntando, secondo me, almeno all'Europa garantita, come la Conference League o la UEFA Europa League. Intanto non so se vedete da tipo il mio schermo cosa riprendo, ma c'è la PS3 attiva, quindi se sentite il ronzio è per quello. In ogni caso, 0-0 molto emozionante, due gol annullati, un rosso, è successo di tutto. È successo di tutto, muore domani pure mia zia. No, Ave Maria, Dio, non ci fa morire pazzia. A parte scherzi, 0-0 molto emozionante, un grande possesso palla che prevale soprattutto per il Sassuolo, ma una grande Roma che si dimostra forte anche in 10, si sta dimostrando veramente molto forte. Poi Udinese, Atalanta in ogni caso non si gioca per adesso. Una Roma veramente forte, 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 forte. Un Sassuolo molto buono con un gol bellissimo, annullato sfortunatamente. Che posso dire? Una Roma molto ottima, un Sassuolo che concretizza, una Roma che punta all'Europa, che punta alla Champions, un Sassuolo che sta sorprendendo, un Leicester. In ogni caso, non so se quello è il chat, ve lo commenterò, però può essere che commenti Arsenal Tottenham, quindi rimanete sempre qua sintonizzati su questo canale. Dai, è la cosa più cringe che io abbia mai fatto. Roma che, per quanto ho visto io, prevale leggermente, però non di troppo. In ogni caso, non so cosa dirvi. Una Roma che ha un'anima che non mette in pratica, perché avete presente la Juve che è Ronaldo dipendente, come si suol dire? Ecco, una cosa molto inaspettata è che sta diventando la Roma Mkhitaryan dipendente, perché era l'unico che faceva belle azioni, che sta giocando bene, che non sta mai sloppando. Cioè, se avete preso il Fanta, complimenti a voi. Ma una cosa che mi sta deludendo è Dzeko, perché lo sapete ormai Dzeko, l'inizio ha fatto stratosferico, 2 anni ottimi, l'anno dopo un po' l'anno dopo si rialza, questi ultimi anni, 19-20 e l'inizio di 2021 sono molto una Roma secondo me che in questo momento è senza la sua punta di diamante, perché Borja Mayoral non sta giocando ottimo calcio, sono senza Schick che hanno venduto per fortuna, cioè io sono innamorato di quel giocatore che però ha sloppato. Una Roma che in questo momento non mi sta veramente piacendo, che mi sta veramente sorprendendo, che mi sta non deludendo, però nel male e nel bene mi sta veramente tanto sorprendendo. Un Sassuolo che è il Leicester. E noi che chiudiamo il video. Bello.